prima di partire col contenuto, voglio dare una vicinanza e un abbraccio a tutte le persone, amici e familiari di Gigi Riva. Stasera ci ha lasciato la leggenda Gigi Riva, simbolo del Cagliari, perché ha deciso di fare tutta la sua carriera in una squadra, il Cagliari, dove ha portato il mitico scudetto, dove Gigi Riva ha detto no alle più grandi squadre d'Italia, Juve, Milan, che l'hanno cercato, ma lui sempre e solo Cagliari. Me lo ricordo come porta come rappresentante della nazionale italiana. Signori miei, se ne va un grande uomo. Signori miei, facciamo un saluto al grande Gigi Riva. Poi alla fine parleremo di quello che è successo durante la partita, cosa scandalosa, però partiamo subito col contenuto. Prima di tutto io devo ringraziare a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno, perché facciamo sempre delle cose che per me piacciono. Io sono convinto che questo canale prima o poi farà esplodere, no, esploderà, ma no, andrà come deve andare, perché sono convinto che quello che facciamo vi piace e il vostro supporto è davvero importante. Allora, signori miei, l'Inter ha dominato, l'Inter dal primo all'ultimo minuto è stata padrone di questa partita. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella e aiutateci anche nei nostri social, perché tutto quello che creiamo è creato da noi e soprattutto abbiamo un secondo canale, The One Extra, dove parliamo di tutt'altro tranne che di calcio. Che dire, un Lautaro sempre decisivo, l'Inter che vince la sua terza Supercoppa italiana consecutiva dopo aver battuto Juve, Milan e Napoli. Lautaro decisivo, Simone Inzaghi, re di Coppa, non so quanto fra Supercoppa italiana e Coppa Italia abbia portato a casa tra allenatore e giocatore, complimenti a Simone Inzaghi. Dall'altra parte abbiamo un Cagliari, perché pensavo al grande Gigi Riva, abbiamo un Napoli che ha deciso di giocare alla Mazzarri, perché se andiamo a delle formazioni, il Napoli scende in campo col 3-4-3 con Gollini in porta, Juan Jesus, Rachmani, Di Lorenzo, Zerbin, Kjær-Juster, Bogdan Mazzocchi, Kvaratskhelia, e mi dispiace che anche stasera Kvaratskhelia poco ho concentrato, poco lucido, Simeone e Politano. Dall'altra parte l'Inter si presenta col 3-5-2 con Sommer, Pavard, Acerbi, De Vrij, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Lautaro Martinez e Thuram. L'Inter ha dominato, quando senza che parliamo dell'Inter, l'Inter meritava di vincere. Per me l'Inter avrebbe vinto la Supercoppa anche in 10, perché era nettamente più superiore. Per la differenza, non abbiamo visto la partita vista contro la Lazio, perché contro la Lazio, scusate, è stato un Inter che ha dominato, però ora mi viene il dubbio se è stata davvero l'Inter a dominare o che la Lazio non è scesa tanto per scendere in campo, perché dopo 2 giorni la differenza è netta da un Inter che ha dominato, perché quell'Inter là sembrava lì il Manchester City, invece quest'Inter sì che è stata forte, però non è stata mai davvero pericolosa davanti alla porta. Ha avuto nel primo tempo le sue occasioni con Lautaro, che è andato addirittura in vantaggio, però giustamente è stato annullato. Però la svolta di questa partita è stata la stupidaggine di Simeone, perché Simeone in 5 minuti si fa buttare fuori perché prende un giallo per trattenuta al 55esimo e uno al 60esimo per pestone su Acerbi. Partiamo, il primo c'è, il secondo c'è, perché quello è un fallo, un fallo che ormai il VAR ti chiama subito, ma il problema è del primo giallo. Il primo giallo, signori miei, non esiste. Il primo giallo, se quella tu mi chiami trattenuta, allora signori miei, non ci chiamo più a calcio. Rapuano ne ha arbitrato secondo, per me in modo drammatico, perché se tu, io penso che un arbitro dovrebbe arbitrare dal primo al 90esimo minuto nello stesso modo. Se tu nel primo tempo certi contatti li lasci andare, nel secondo non li puoi fischiare. Nel secondo fischiava falli che nel primo tempo li ha lasciati andare. Li ha lasciati andare.
e non lo so per quale motivo. Qui qualcuno me lo dovrebbe spiegare, perché è impossibile, signori miei, è impossibile che tu mi frischi quel fallo. Lo puoi frischiare il fallo, ma non c'è, non è mai ammonizione. La prima ammonizione di Simeone non esiste mai. Poi che su quel il Napoli in 10 già non attaccava, che non attaccava, si è difesa completamente. Però a differenza dell'Inter o della stessa Juve, il Napoli non si difende bene. Il Napoli non è abituato a difendersi, ha tenuto fino al 90esimo, però tu al 90esimo capisco l'uomo in meno, ma non puoi lasciare Lautaro Martinez tutto solo in aria, perché al 90esimo ha lasciato completamente Lautaro Martinez tutto solo in aria, ed è una cosa più sbagliata possibile, perché Lautaro Martinez è in questo momento quello che tocca è oro. Ha toccato due palloni, uno in gol e annullato perché Thuram era in fuorigioco, l'altro perché l'altro era gol. Quale? Il problema è proprio questo. Tu, quando mancava 3 minuti, hai perso la concentrazione e sei stata castigata. Poi Mazzarri che lascia la panchina e non so per quale protesta, vediamo cosa dirà durante la conferenza stampa, però signori miei, il giallo, il primo giallo non c'era, il secondo c'è, quel fallo viene sempre fischiato, sul secondo nessuno può dire niente, però il problema è il primo. A proposito, Barella è stato ammonito per magia, salterà la Fiorentina, non so come mai. Barella è da 7 partite che era in diffida. Barella da 7 partite che era in diffida. Viene ammonito prima del match di Inter-Juve. Salterà la Fiorentina. Qualcuno però mi dirà ora. Sì, però quella partita poi la salterà pure Coso, pure Çalhanoğlu, perché era ammonito. Signori miei, è un conto saltare la Fiorentina, un conto saltare il big match con la Juve. Spiegatemi voi. Io penso che l'Inter, anche senza Çalhanoğlu e Barella, a Firenze la vince la partita, perché se è una grande squadra, a Firenze senza quei due di centrocampo la partita la vince lo stesso. Un conto che ti saltano contro la Fiorentina, un conto che ti saltano con la Juve. Queste poi regole, io l'ho sempre detto, questa è una coppa a parte, questa è una coppa a parte, signori miei. Non riesco a capire ora. Mi hanno annullato l'espulsione durante il campionato, perché chi era espulso o ammonito durante il campionato saltava la Supercoppa italiana per i loro interessi. Chi veniva ammonito in semifinale non è che saltava la finale, perché se no tu non vedevi il prodotto, saltava il campionato. E ora che Barella viene ammonito salta il campionato. Ma queste regole sono tutte regole fatte con i piedi, perché una federazione e una lega, ormai siamo al ridicolo più totale. E questa, signori miei, siamo un'organizzazione davvero fatta male, con i piedi. Ora l'Inter, oppure lo stesso Napoli che perde Simeone contro la Lazio, l'Inter per 2 ammonizioni, non mi ricordo se Çalhanoğlu è stato ammonito durante la semifinale oppure in campionato. Comunque prendiamo allora Barella, perché su Çalhanoğlu non sono sicuro. Ma Barella perché deve saltare la partita di campionato, o Simeone deve saltare la partita di campionato se sono stato ammonito in Supercoppa? A questo punto perché non fa saltare la Coppa Italia? Perché deve fare saltare il campionato? Ma sono le solite regole di una Federcalcio ridicola. Il giallo, il rosso di Simeone, come abbiamo detto, è stato determinante, però l'Inter avrebbe vinto lo stesso, perché chi ha visto la partita ha visto solamente una squadra in campo. Io sinceramente non ho capito perché mi togli, dopo avermi tolto, ha tolto contemporaneamente, signori miei, ha tolto contemporaneamente, che io non lo capisco, al 70esimo, Politano per Listron e Caraschella per Gaetano. Signori miei, Se questa sostituzione l'avrebbe fatta Rudy Garcia, questo di napoletano se lo mangiavano, però se lo fa Mazzarri va bene. Per me è una scelta folle. O togli Politano o togli Caraschella, non li togli tutti e due. Poi non so se uno dei due ha avuto problemi di salute, però almeno tu gli dai la paura
alla difesa dell'Inter, che hai uno fra Politano e uno con Carasquet, li togli tutti e due per Lidström, che non lo so, 25 milioni buttati nel cesso, e Gaetano ancora gioca a calcio, Gaetano ancora gioca a calcio, per me non è giocatore da Napoli, qualcuno mi potrebbe dire di sì, per me Gaetano non è giocatore da Napoli, Lidström 25 milioni, De Lorenz aveva 25 milioni in estate, li voleva buttare nel cesso e ha comprato Lidström. Chiudiamo questo contenuto con l'ultima vergogna di una Supercoppa italiana fatta in Arabia, il minuto di silenzio che giustamente non è stato fatto all'inizio partita perché il povero Gigi Riva era morto da pochi minuti, non c'era l'organizzazione. Mi è piaciuto il fatto che la Lega e la FIGC hanno deciso di farlo nel secondo tempo, ma quei fischi sono stati davvero una vergogna. Capisco che nella loro cultura questi avvenimenti per i minuti di silenzio non esistono in Arabia Saudita, così almeno ho letto sui social, però non si fischia un minuto di silenzio. Un'altra ennesima vergogna, mi dispiace, però la FIGC è anche responsabile di questo. Signori miei, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo. Complimenti all'Inter per la sua nona Supercoppa italiana.